Mi ha colpito con una sberla. Stringendolo al collo l'ho fatto cadere dal letto e la botta sul pavimento lo ha frastornato. È caduto a faccia in giù. Ho preso un abat-jour che si trovava sul comodino e l'ho colpito alla nuca. Lui me l'ha tolta di mano e io ho preso il cofanetto dal comò e gliel'ho dato in testa. Quando l'ho colpito con il cofanetto era ancora vivo. Non so cosa mi sia passato per la testa. Ho tirato la corda, ma non pensavo che lui morisse. Ho stretto appoggiando il piede destro contro il suo collo e arrotolando la corda attorno al polso. L'ho sentito tossire e ho lasciato la presa. Sono corsa in cucina a prendere un coltello. Sono tornata ed era rosso in viso. Volevo solo fargli paura. Non volevo che succedesse quello che è successo. Ho tagliato la corda della tapparella che gli avevo stretto al collo, ma ormai non c'era più nulla da fare. Dopo che mi sono accorta che era morto, sono rimasta lì per quasi tre quarti d'ora. Quando ho visto che il corpo si stava irrigidendo, mi sono spaventata. Ho pianto, poi non volevo più vederlo e l'ho avvolto in alcuni sacchi della spazzatura, legandolo con un altro pezzo di corda per tapparella, e l'ho portato sul balcone. L'ho nascosto con un tappeto alla vista degli estranei. La domenica ho cercato di far passare alle bambine una giornata normale. Ho detto loro che il papà era uscito. Ma nel pomeriggio non ce l'ho fatta più e ho chiamato i carabinieri. La definizione del male è, io direi, speculare alla definizione del bene. Se noi guardiamo i vocabolari, ci sono infinite definizioni che partono dalla grande filosofia medievale. Il bene era definito soprattutto come la pienezza della persona. È un'idea quasi, direi, circolare, simbolica, che unisce insieme tutte le dimensioni esplicite, esteriori, immediate, le dimensioni più profonde. Ebbene, quando comincia a venir meno una parte, si introduce una ferita in questo cerchio, si spezza il cerchio e si lascia una parte vuota, si comincia piano piano a vedere che cos'è il male. Il male è alla fine la mancanza della pienezza. E la mancanza, quindi, se si vuole, di quella pienezza assoluta che è l'amore. Il 25 novembre 1960, tre sorelle della Repubblica Dominicana, tre attiviste che da tempo si battevano contro la dittatura di Rafael Trujillo, sono state assassinate. Si chiamavano Patria, Minerva e Antonia Mirabal, e il loro sacrificio ha spinto il popolo dominicano a ribellarsi e a rovesciare il tiranno. Da quasi 50 anni, il 25 novembre è così diventata una giornata simbolica per le femministe. E nel 1999 anche le Nazioni Unite si sono decise a dire che non ci si poteva più nascondere, che la piaga della violenza sessuale e dei maltrattamenti verso le donne era qualcosa di inaccettabile. Il 25 novembre è così diventata la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Chissà se Milena Quaglini sarebbe stata contenta di saperlo. Anni 60. Il boom economico cambia radicalmente i ritmi e i modelli di vita, soprattutto delle donne. Iniziano ad entrare nel mondo del lavoro. Si diffondono nuove abitudini, mutamenti nella famiglia e nella società. Fatti di cronaca e avvenimenti politici determinano battaglie per l'affermazione dei diritti delle donne. 1966. Alcamo, Sicilia. La quindicenne Franca Viola rifiuta il matrimonio riparatore con il suo rapitore, Filippo Melodia. Decide di denunciarlo. Nonostante le pressioni subite per una soluzione tradizionale, Franca Viola si ribella. Si scontra pubblicamente contro un codice d'onore violento e tribale. Il processo scatena numerose polemiche. Le nuove generazioni rivendicano il diritto a difendersi e a scegliere.
1968. Le donne partecipano alle lotte politiche. Nasce il movimento femminista. Si inizia a diffondere la consapevolezza dei diritti delle donne. Anche le donne che non partecipano al movimento ne rimangono influenzate. È una trasformazione delle coscienze e dell'identità femminile. Anni 70. Avviene un decisivo cambiamento della famiglia e dei ruoli. La riforma del diritto di famiglia, l'approvazione della legge sul divorzio, la battaglia per l'aborto, la legge contro la violenza sessuale. Avvenimenti importanti che forniscono occasione di discussione collettiva. Lo scontro è sulla sessualità femminile, sulla libertà della donna di decidere del proprio corpo e della propria vita. Negli ultimi decenni le donne hanno conquistato la libertà e il riconoscimento della dignità femminile. Ma nonostante le conquiste, spesso la violenza, la negazione di ogni dignità continua tra le mura domestiche. Dopo l'omicidio del marito, qualcosa nella mente di Milena Quaglini cambia. Non ha più paura di uccidere, non è più terrorizzata da quello che ha fatto. Quando confessa, dà tutta la colpa alla sua vittima. L'uomo che ha ucciso meritava ciò che ha avuto. Magari non la morte, ma una lezione sì. Si è trasformata in un giustiziere. Una persona apparentemente normale è diventata una macchina per uccidere. Per mia madre e mia sorella io sono come morta. 6 agosto 1998. Broni. I funerali di Mario Fogli, marito di Milena Quaglini, si svolgono in silenzio. Pochi parenti. Nessun commento. La famiglia di Milena Quaglini non accetta di ospitare la donna agli arresti domiciliari. Milena viene accolta in una clinica di disintossicazione, la Fondazione Maugeri, per tentare di curare il suo alcolismo cronico. In clinica affronta con i medici che l'hanno in cura l'accaduto. Quello che mi aveva colpito fin dal primo colloquio era stata la notevole dose di rabbia che ancora covava in questa persona. Era passato più di un anno dal giorno dell'omicidio, ma la rivendicatività nei riguardi del marito, secondo me, non si era ancora completamente sopita. E comunque io non ho trovato traccia di nessun pentimento, di nessun senso di colpa. Certo, quando ne parlavamo, lei più volte, senza che le fosse richiesto, aveva pronunciato frasi tipo: guardandomi indietro mi sono accorta dei miei errori, mi sono resa conto di aver sbagliato, di aver fatto una cosa orribile, ma credo che lei non credesse una parola di quello che stava dicendo, assolutamente. Anzi, in un certo senso potrei dire che tutto sommato sembrava che pensasse che aveva fatto benissimo a fare quello che aveva fatto, che tutto sommato si era solo difesa. Aveva semplicemente riaffermato i suoi diritti e quindi era giusto che le cose fossero andate come erano andate. Il ricovero di Milena Quaglini diventa sempre più problematico. Terminata la terapia, nessuno vuole ospitarla. Milena Quaglini non sa dove andare. Non ha più nessuno che sia disposto ad accoglierla nell'attesa del processo. E la sua rabbia aumenta. Diventava sempre più nervosa e sempre più irascibile anche nei riguardi degli altri membri del gruppo e del personale. Io mi ricordo l'ultimo mese di sua permanenza qua come di un mese difficile, dove è stato anche complicato contenerla. Poi, tra i pazienti in disintossicazione, Milena conosce un uomo che si offre di affittarle una stanza. Ma è una sistemazione precaria, problematica. Ho sempre pensato che gli